Plinzari, il Cesena che respira il profumo della Serie B, ma adesso il Pescara ha fiducia, e che partita ti aspetti sabato? Sarà una partita tosta, che come ho detto prima il Cesena ha perso solo due partite e nulla accade per caso, per come la vedo io. Sono una grande squadra, sono affiatati, noi dobbiamo avere l'umiltà di andare lì, saper di soffrire e giocare da squadra, e poi il risultato si vedrà alla fine. Si respira, abbiamo detto, il profumo di Serie B allo stadio Manuzzi, è quel profumo che Plinzari vuole sentire da vicino? Ma non solo io, penso tutta la squadra. Dei piccoli obiettivi ce l'abbiamo tutti, ma se non giochiamo di squadra nessuno riesce a ottenere quei piccoli obiettivi, quindi sarà una partita bella da vivere, sarà pieno di gente e dobbiamo godercela, e ripeto, bisogna andare lì, godercela ma con umiltà. L'anno scorso hai fatto un tempo nella semifinale con il Foggia, poi hai visto da fuori i compagni. Si ripartirà da lì nella vostra mente, riprovare a ricreare quelle sensazioni? Ma è troppo presto, mancano ancora 5 partite ai eventuali play-off, quindi bisogna guardare prima Cesena, poi la partita dopo e la partita dopo ancora. Alessandro, ti chiedo una cosa, hai fatto una stagione fino a questo momento eccellente, però il Pescara è la seconda peggior difesa del campionato, cosa significa questo? Significa che non abbiamo ancora trovato bene una quadra, e come penso che sia, bisogna giocare di squadra l'uno per l'altro, e singolarmente possiamo fare ben poco secondo me, quindi bisogna affidarci al proprio compagno e questa sarà la nostra forza. Ti chiedo un'ultima cosa, al di là di quello che dirà il finale di stagione, Plinzari in C non ci può stare più, significa tradotto che salirei di categoria il prossimo anno per il tuo percorso? Il mio percorso non è ancora finito, le somme si tirano alla fine, ripeto, io devo dimostrare partita dopo partita, il passato è passato e conta il presente e il futuro, quindi se voglio cambiare categoria con questa squadra io devo dimostrare ogni partita.